Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. Fratelli, chi è saggio e accorto tra voi? Mostri con la buona condotta le sue opere ispirate a saggia mitezza. Ma se avete nel vostro cuore gelosia amara e spirito di contesa, non vantatevi e non mentite contro la verità. Non è questa la sapienza che viene dall'alto, è terrena, carnale, diabolica, poiché dove c'è gelosia e spirito di contesa, c'è disordine e ogni sorta di cattive azioni. La sapienza che viene dall'alto, invece, è anzitutto pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, senza parzialità, senza ipocrisia. Un frutto di giustizia viene seminato nella pace per coloro che fanno opera di pace. Siamo dato adorato e ringraziato ogni momento. Santissimo e divinissimo sacramento. San Giacomo Apostolo, ecco, oggi ci porta la seconda metà del suo terzo capitolo, dove ha un argomento sapienza, dicendoci chiaramente che c'è una sapienza che viene dall'alto e c'è una sapienza che viene dal basso, terrena la chiama, carnale e diabolica. Noi sappiamo che siamo dinanzi all'eterna sapienza increata di Dio, il Verbo eterno del Padre è chiamato anche la sapienza di Dio. Ed è il nostro unico maestro da cui dobbiamo attingere e imparare la sapienza che viene dall'alto. San Giacomo suggerisce subito, parlando di opere ispirate anzitutto a saggia mitezza. La mitezza è una virtù molto bella e amabile che si può acquisire anche per chi temperamentalmente fosse ai versanti opposti della mitezza, e consiste fondamentalmente in due cose: la dolcezza e il garbo continuo e ininterrotto nel trattare gli altri, e il dominio dei nostri moti di ira, quindi sia l'ira brutta, quella che ci porta ad arrabbiarci, sia anche l'ira moderata, quella che ci porta a stizzirci, e sia anche quella forma di ira, ecco, meno violenta, che però ci porta a spazientirci. Saggia mitezza, la chiama saggia, ecco, perché la saggezza è una virtù molto importante. Un tempo le persone anziane erano venerate perché appunto foriere, portatrici della saggezza che si acquisisce con gli anni. Perché la chiama saggia? La saggezza è una virtù umana, non è soprannaturale. Gli anni generalmente portano a capire che ci sono delle cose che non vale la pena fare, anche se sembrano buone, e che è sempre molto meglio riprendere la calma, la pazienza, la riflessione, con la ponderazione, piuttosto che agire l'impulso, ecco, l'impulsività, ecco, la reattività è proprio dei giovani. Meno giovane si diventa e più questa cosa si calma un po' per lasciare spazio a più saggi consigli. Quindi la mitezza è saggia di per se stessa, perché impara a agire in questo modo e sbaglia molto difficilmente, ha il controllo della situazione, ha il controllo di sé e delle situazioni, e quindi difficilmente scatena tutte quante queste cose che adesso comincia San Giacomo ad elencare, che sono l'opposto e che aprono spazio, ecco,
al diavolo, perciò quando parla di sapienza terrena, carnale e diabolica, vuol dire che chi soffia sopra le passioni che adesso San Giacomo nomina è l'inferno stesso. Parla di gelosia amara, due volte ricordo questo termine, e di spirito di contesa. La gelosia è una cosa molto molto brutta. Sappiamo che la gelosia è una specificazione, una forma brutta, quasi nessun geloso ammette a se stesso di esserlo, e tanto meno lo confessa. La gelosia è una forma bassa e brutta di invidia, bruttissima, che tende al possesso esclusivo di un qualcosa. Attenzione che la gelosia non si esplica soltanto nei rapporti matrimoniali, sono geloso di mia moglie e di mio marito, no, magari fosse così semplice. Si può essere gelosi delle cose, si può essere gelosi della propria reputazione, del ruolo che uno occupa, delle cose che fa, degli incarichi che ha, della stima che può riscuotere presso una persona che considera autorevole. Io da parroco so che possono succedere queste cose talora nelle parrocchie, in qualche collaboratore magari si appiccica, si attacca a qualche sedia, ecco, volendola possedere con gelosia, no? Quindi come cercando se stesso in quelle cose. La gelosia è il contrario della carità, perché la carità tende non ad escludere, non a creare un qualcosa per sé o a volere una cosa per sé, ma tende a condividerla. Se qualcuno mi dà una mano, meglio. Se qualcuno può fare questa cosa al posto mio, meglio ancora. Anzi, se io scompaio, nessuno mi nota, ma meglio ancora. Questa è la differenza che c'è tra il cielo e la terra. Poi lo spirito di contesa, sta sempre a litigare. Questo non ci vogliono grandi esegeti per comprendere chi sia. Chi litiga, chi fa polemiche, chi critica, chi semina zizzania. Abbiamo visto la settimana scorsa che parole di fuoco che usa San Giacomo sulle lingue, ecco, biforcute, ecco, o linguacciute, ecco, o velenose in qualche modo, che seminano tempeste, vere e proprie tempeste. Quindi lo spirito di contesa, questa è una cosa che davanti a Gesù dobbiamo imparare, ma Gesù non faceva mai contesa, non faceva mai polemiche. Quando vedete che qualcosa non era il caso, lascia perdere. I Vangeli ci ricordano, pensiamo soltanto quando quella volta andò a quel villaggio samaritano, non volevano accoglierlo, e ha preso, girato tranquillamente e le spalle e è andato via. I discepoli stavano neri. Dice, che facciamo? Non accolto il Signore. Vuoi che preghiamo Dio che gli mandi un fuoco che incenerisca questi sciagurati che non ti hanno accolto? Ho detto no, andiamo via. Li ha rimproverati, chi ve l'ha messa in testa queste cose? Io le ho insegnate. Le guerre non si fanno, a meno che non sia, segna Santa Madre Chiesa, proprio una necessità ineluttabile, per una situazione dove veramente non c'è purtroppo nient'altro da fare che qualche scontro. Ma fino a dove è possibile? Queste cose vanno sempre evitate. Non bisogna mai cadere nella trappola e dire no, questa è una battaglia necessaria, questa è una battaglia santa, bisogna combatterla. Ripeto, possono esserci delle eccezioni, vanno sempre considerate delle eccezioni, perché non è lo spirito evangelico quello di fare le guerre, di fare le polemiche, di seminare discordie, critiche, eccetera. Questa non è sapienza che viene dall'alto. Questa sapienza terrena, carnale, diabolica, e dove ci sono queste due cose, da fare l'esame di coscienza, gelosia, spirito e di contesa, San Giacomo dice senza mezzi termini, cioè disordine e ogni sorta di cattiva azione. Può succedere di tutto, comprese le cose più scellerate, e più gravi. Per gelosia carnale, quindi, non lo so,
una persona gelosa scopre che il coniuge l'ha tradito, si può anche uccidere. Se uno si lascia abbandonare alle forme grossolane di queste passioni, può giungere veramente a fare tutto, ogni sorta di cattivazione. Invece adesso dobbiamo innamorarci un po' della sapienza di Gesù. Prima la rileggiamo e poi la commentiamo. La sapienza che viene dall'alto invece anzitutto pura, poi pacifica, mite, arrendibile, piena di misericordia e di buoni frutti, senza parzialità e senza ipocrisia. La sapienza che viene dall'alto anzitutto pura. Interessante questa cosa che San Giacomo scrive, una cosa che sembra essere fuori contesto, ma c'entra la purezza con la gelosia e lo spirito di contesa. E c'entra, perché la purezza non è soltanto la purezza di corpo, c'è anche la purezza degli occhi, c'è anche la purezza dei desideri, c'è la purezza dei pensieri, c'è la purezza delle intenzioni. Quindi l'impurità, se noi ci pensiamo bene, è per antonomasia la forma di espressione massima di culto dell'ego, dell'egoismo, di andarsi ad accaparrare qualche piacere basso semplicemente per stare bene a noi. E quindi non è certamente molto lontano quell'ego che vuole prevalere, vuole tutto per sé, o vuole prevaricare sugli altri proprio dalla gelosia e dello spirito di contesa. La sapienza è pura, pura vuol dire fondamentalmente non inquinata dall'amore disordinato di sé. Poi pacifica e mite. Pacifica vuol dire che fa la pace. Letteralmente pacem facere viene pacifica, fare la pace. Gesù ha detto nelle beatitudini: beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. San Giacomo qui conclude dicendo che un frutto di giustizia viene seminato nella pace per coloro che fanno opera di pace. Con la grande santa qui, grazie a Dio, molto venerata, Santa Rita. Noi sappiamo che la famiglia di Santa Rita e Santa Rita stessa svolgeva a Cascia il ministero di paceri, facevano i paceri in una società lacerata dai conflitti politici, guelfi bianchi e neri, pendini, eccetera, e, insomma, conflitti tanto grandi che portarono all'assassinio del marito di Santa Rita. Loro mettevano la pace. Noi non possiamo dirci cristiani se non siamo uomini pacifici, ecco, pacifici nel senso che fanno la pace, ma pacifici anche nei modi di fare. Ci sono i maestri di spirito, e questo vale anche per tutti noi che cerchiamo di fare vita ecclesiale, di essere vicini al Signore. Io cerco di osservare questo criterio anche quando si deve decidere qualcosa, quando una cosa si può fare senza liti, guerre e cataclismi, bene, se no è meglio lasciare bene. Ed ecco perché la sapienza, oltre che pacifica e mite, è anche arrendevole. Arrendevole che significa? Significa che se anche io avessi una bella idea, un bel progetto, una bella cosa, ecco, veramente bello, d'accordo, però poi capisco che dare appresso a questo bel progetto, a questa bella idea, a questa bella cosa suscita vespai, incomprensioni, polemiche, critiche, lasciamo perdere, non succede niente, non succede, perché a volte la non arrendevolezza è proprio di una delle tante forme, diciamo così, delle tante sfaccettature della superbia, che è appunto la testardaggine, la caparbia. Quindi vuoi per forza andare avanti anche quando si vede che andare avanti suscita difficoltà. Questo è molto importante, che le persone che hanno qualche ruolo, anche minimo, di governo, di presidenza, non so come dire,
anche nel poco, anche nelle piccole cose, ad esempio quest'occhio, gli amministratori dovrebbero sentire anche queste cose, i politici dovrebbero sentire anche queste cose, farebbe molto bene. Piena di misericordia, la sapienza che viene dall'alto, la sapienza che viene dall'alto non punta il dito a stare sempre a vedere i peccati del prossimo per biasimarli e non i propri. Ecco, la sapienza è piena di misericordia perché compatisce i peccati altrui e invece redarguisce i peccati propri. Generalmente invece facciamo il contrario, siamo molto teneri con noi stessi, abbiamo sempre molte giustificazioni per noi e molto severi con il prossimo. Ma questo non c'è niente a che fare con la testimonianza di Gesù. Ci abbiamo Gesù nell'Eucaristia che è stato in stato di completo abbandono nelle nostre mani. Veneriamo il crocifisso, sono proprio l'immagine viva, ecco, dell'amore consegnato, della misericordia fatta carne. Piena di misericordia e di buoni frutti. I frutti buoni sono le opere buone, no? Ma, capite? Noi dovremmo fare in modo, perché molte volte la gente comincia a pensare, le persone sono allontanate dalla fede, dobbiamo inventarci qualcosa. O chi lo sa che dobbiamo inventarci, che prediche dobbiamo fare, dobbiamo predicare a testate sotto, cioè non si sa che cosa bisogna. La predica migliore è che quando tu stai con una persona, quella si sente bene, d'accordo? Perché se uno è pieno del Signore, lo porta in giro senza bisogno di fare chissà che cosa, cioè il contatto con una persona piena di Dio è gradevole, piacevole. E se non è piacevole, Dio è che una persona non è piena di Dio, non c'è la presenza di Dio dall'alto. Quindi ha voglia di fare progetti pastorali, cose, strategie, programmi. Non va. Cioè, se io mangio un frutto buono, non è che Dio sta a dire questo frutto è buono perché è stato coltivato a Sermoneta, dove la terra è più buona rispetto alla Latina, dove è stato messo il sole, è buono tutto e basta, d'accordo? Non è che c'è bisogno di... è buono, e se è buono lo mangio, me lo compro, insomma, no? Se tutti fossimo un pochino più buoni in questo senso, buoni, sono capaci di operare veramente, ecco, nel bene, la vita nostra sarebbe molto più bella e sarebbe molto più bella anche la vita di chi sta intorno. Senza parzialità, infine, senza ipocrisia. Senza parzialità vuol dire che non si fanno, attenzione, ingiustizie arbitrarie, tenendo però presente che questo discorso non è questa la sede per approfondirlo, ma la giustizia non è dare a tutti la stessa cosa, questo lo sapevano anche i romani, ma è dare a ciascuno ciò che gli è dovuto, che è differente, perché è diverso quello che io devo a mio padre e a mia madre, da quello che io devo per esempio a mio fratello e a mia sorella, da quello che io devo ad un mio parrocchiano o a un mio amico. E senza ipocrisia, la sapienza rifugge da ogni forma di falsità o di falsa ostentazione di santità, perché l'ipocrisia in senso biblico, i farisei purtroppo sono passati alla storia, poverini, come emblema dell'ipocrisia, si atteggiavano da santi senza esserlo, e invece noi dobbiamo esserlo senza atteggiarci, che è un pochino differente. Ecco, noi guardiamo questa sera insieme il pacifico, guardate che questo straccio di San Giacomo, penso che tutti quanti comprendiamo che in poche parole detta uno splendido programma di vita. Queste virtù, dicono i maestri di spirito, quelle di cui questa non è tutta la vita cristiana, ci sono tantissime altre virtù, ma le virtù di cui parla questa sera San Giacomo sono molto gradite al Signore, perché ci rendono meno amara la vita a noi anzitutto, ma soprattutto a chi ci sta intorno, e hanno una forza, diciamo così, diffusiva del bene, anche attrattiva verso la fede, straordinaria. Per cui,
chiediamo, Gesù, specchiamoci in Lui, siamo sinceri con noi stessi. Se vediamo qualcosa che non va, chiediamo misericordia al Signore e aiuto per poter rettificare, perché gli uomini cambiano, ci vuole il tempo per cambiare, ma la prima cosa necessaria per cambiare è convincersi che si sta camminando su una via sbagliata, che bisogna prendere un'altra e che quell'altra, per quanto fuori cosa possa apparire, è percorribile, certamente senza le grandi risoluzioni, le grandi decisioni di un maestro di spirito, la nostra vita non cambierà mai e rimarremo così come siamo, scappando peggio noi e purtroppo spesso e volentieri facendo campare molto peggio chi ci sta vicino e chi ci sta intorno. Sia lodato, onorato e ringraziato ogni momento. Sì.